Siamo al campo di atletica di Alessandria. Breaking news, adesso la lanciamo subito anche sul blog. Complimenti a Diego Scabbio che ha realizzato il personale nei 10.000 metri. Dici un po' il tempo ufficioso perché non abbiamo ancora. 33 e 37, 33, 36. 36, 36, 37, più o meno adesso vedremo. Sì, Com'è stata la tua gara? Sei partito ho regolare? cercato di trovare un treno giusto di un gruppo di persone abbastanza regolari. C'era Brignone e altri, Davide Cane, Che che se poi sei un po' avevano un staccato. bel. Sono rimasto dietro un attimo anche a studiare, a capire un po', perché il vento comunque non aiuta tanto, un po' ce l'hai contro, un po' a favore, quindi. Però La sono temperatura riuscito. giusta per Sì, correre. decisamente, sì. Ok, io sinceramente non mi aspettavo che riuscissi a fare un tempo, che riuscissi a scendere sotto i 34 minuti, perché comunque noi ti conosciamo come un atleta delle corse su strada, però dici, ti sei allenato per questo risultato, o Ma no? dico la verità, no, no. Ah, Nel ok, senso quindi. che, ma sai, secondo me è molto frutto di rabbia, di rabbia agonistica, se si Certo. intende. E allora a volte si tira fuori dal cilindro anche questi buoni risultati. Mi piacciono più le gare su strada e mi divertono di più, e quindi, boh, però ogni tanto misurarsi anche qua è bello e piacevole. Quindi il Poi il 2018 è livello stato era. di grandi personali, sembra che continui su questa scorta. L'anno scorso ti ero un po' bruciato non essere riuscito a scendere sotto i 34 minuti. Un pochino sì, ma insomma poi è stata una bella stagione. Adesso questa vediamo, cerchiamo di non farci male in primis, e poi vedremo cosa ci darà il tempo e la salute, soprattutto perché bisogna sempre stare in salute, stare bene, le gambe sono, l'età avanza, quindi Vabbè, però insomma 45, quarantasei, questo è l'anno dei 46 sì. e quindi insomma è comunque in corso questo Va bene. 33-36 che potrebbe essere 3,23, 3,22 di media, Sì, 3,23 all'incirca, sarà più o sì. meno. Bene, cosa ci aspetta nel prossimo futuro Però, come obiettivo? bah, guarda, Quel adesso che succede? faccio qualche andrò a fare qualche gara fuori porta e speriamo di fare dei buoni risultati. Cerchiamo di guidarci a passo passo, poi, perché poi fare cose a lungo termine, dei programmi a lungo termine, forse poi è un po' difficile. Poi ci si aspetta delle cose, magari per magari un'inezia, una cosa, poi magari non vengono i risultati, si rimane delusi. Invece così, andando di giorno in giorno, di settimana in settimana, programmandosi un pochino più a corto termine, secondo me si gestisce meglio e si riesce anche a fare discreti risultati. Poi non è logico. Dal tuo sguardo però si dice che sei particolarmente soddisfatto di questo tempo. Sì, vabbè, cercavo di migliorarmi, si cerca sempre di migliorarsi, anche nella gara di paese, nella gara più importante. Come l'anno scorso ci tenevo tanto a vincere a Crema, e adesso abbassare questo. Sono cose che mi tengo per me, naturalmente, Guarda, ho i però brividi perché si poi vede la tua emozione per questo tempo. certo, Va sì, bene. va bene, Complimenti dai. e a presto, alla prossima. Grazie, ciao.